Buongiorno, anche se sono le... È l'una? Sono l'una. Noi siamo in procinto. È luna. È l'una, perché l'ho detto? Sono luna. Perché si può dire sono l'una? No. No? No. Comunque, dopo questa lunga introduzione, noi siamo in procinto di uscire. Io stamattina ho lavorato. Poi adesso sono tornata a casa, ho fatto le faccende domestiche e lui nel frattempo ha lavorato al suo studio. Infatti ha completamente stravolto la stanza e stiamo facendo un po' di cambiamenti in casa. Dopo vi faccio vedere anche in camera da letto, però con cose che avevo già a disposizione. Le ho soltanto spostate praticamente da una stanza all'altra. Adesso stiamo uscendo perché cosa dobbiamo andare a comprare? Ha fatto una lista immensa e già me lo sono dimenticato. Tende. Le tende per il suo studio, i ganci per le tende. A Materiale proposito, fotoassorbente. potresti Vedere un attimo questo misurare qui, dove sono questi messo, che cincilli? serve da buttare. Perché a me serve un pacco per la cabina armadio già. Quindi misura tu. In pratica, vi ricordate quelle tende beige che vi ho fatto vedere nel video sugli acquisti di IKEA? Credo di sì. E praticamente le volevo mettere nella cabina armadio, ma alla fine non le ho messe nella cabina armadio perché ho spostato un po' le tende in giro per casa, poi vi faccio vedere. Che c'è? È piccolo. Non entra? Fa No. Cioè, entra, ma calde. vedere. Ah, ok. Ci vogliono più larghi Quindi così. a te ci vuole più grande. Questo quanto è? Questo è BS Maxi. Non ci sta scritto. Comunque, Maxi è stavo 40, sai che dicendo, sono? i pannelli che ho comprato da IKEA adesso li vogliamo mettere nella sua cabina Studio. armadio, nel suo studio. Solo che sono soltanto due e la finestra è molto grande. In più c'è quella a fianco, quindi dovremmo prendere altri tre, massimo quattro pannelli. Però dobbiamo vedere se li troviamo dello stesso colore o almeno qualcosa che ci possa stare bene. Adesso vediamo. Perché quelli lì sono oscuranti e a lui serve proprio qualcosa oscurante perché avendo cambiato la stanza, lui prima aveva, adesso giro la fotocamera, metto pure un po' di zoom. Allora, lui aveva prima qui la scrivania e lì il divano. Adesso è invertito per motivi tecnici che non sto qui a spiegare perché non saprei. Praticamente il divano ora è da questo lato della stanza e di qui c'è la scrivania. Poi lì sopra, e ora capite perché ha bisogno delle tende, lavorando alla televisione c'è il riflesso della luce che dà un fastidio immenso e ha messo la televisione che avevamo in camera da letto, che in questa stanza sembra molto più grande rispetto a dove l'avevamo prima. Perché è più vicino? Come cavolo è possibile? Perché è più vicina, la televisione è grande, non so, 42 pollici. No, questo è 49. 55. 55, allora è più, sì. Perché Però in camera da letto sembrava molto più ce piccolo. l'avevamo distante. Ah, è questa la cosa. Ok, comunque l'ha messo lì, intorno ci sono pannelli fonoassorbenti, si dice? Esatto. Ok, e quindi questa è la sua impostazione al momento. E lì ha messo tutte le chitarre. Amo solo che questa zona la dovremmo un po' Lo modificare. vedremo anche a me. Ma o lo togliamo proprio e lo Lo sistemiamo, perché è un po' vedremo. Rubiamo bruttino pure il così. neon. E niente, quindi vabbè, qui ci sta sempre la sua cabina e adesso qui ha messo il divano. Lì c'è sempre schizzo, questa è la sua stanza preferita. E niente, quindi adesso dobbiamo prendere le tende. Ah, e poi lì vedete la mia dorata lavatrice che ha deciso di smettere di vivere. Quanto è larga? 3, 3 qualcosa, 320. 320, amore, perché che devi La fare? mia? Per misurare le tende? Sì, devo tenerla, cioè, invece. No, No, mi serve pure a me. ah, ok. No, vabbè, le tende servono altri due pannelli. Niente che No, fai. devono venire due pannelli qua, praticamente. Allora, 3 e 17. 3,17. Schizzo. Comunque, la mia lavatrice, che adesso l'abbiamo messa un attimo fuori la veranda, ha smesso di vivere. Ha deciso, dopo appena 3 anni, che non aveva più voglia di lavare. Quindi il mio adorato marito si sta improvvisando anche. Come si chiama quello che lava giusto le Ma lavatrici? sai che non ne avevo idea? Lavatrero? Comunque, io credo sia un tecnico Sì, della probabilmente. lavatrice.
Si sta improvvisando tecnico della lavatrice per capire quale sia il problema, cioè, o meglio, il problema l'abbiamo capito. Il cestello praticamente non sta più dritto nella sua posizione, ma si è un po' così. E I lavando cuscinetti che sui cuscinetti, i ah, i cuscinetti cuscinetti della lavatrice che praticamente si saranno rotti. dal motore al cestello. No, dal motore si saranno rotti probabilmente. E solo che abbiamo chiamato la Samsung e la lavatrice è in garanzia solo per i primi 2 anni. Questo è appena il terzo e quindi non è più in garanzia. E Grazie per Samsung per 700 € buttati. Far venire il tecnico, praticamente dobbiamo pagare 200 franchi solo per farlo venire. Poi lui ci dirà se la lavatrice può essere riparata oppure magari no. Però in molti hanno detto evitate proprio di far venire il tecnico perché ci vogliono un sacco di soldi, appunto perché si deve smontare tutta la lavatrice, ci vuole un sacco di ore di manodopera e lasciate perdere e comprate un apparecchio nuovo. Quindi abbiamo deciso di evitare proprio di fare tutto sto casino. Mio marito adesso si sta impegnando per cercare di capire qual è il problema, anche se per me può spiaggiare, perché mi ha proprio fatto innervosire, cioè non si può, un apparecchio nuovo 3 anni non si può rompere, no, assolutamente no. Però molte, la mia è una lavasciuga e mi hanno detto in molti che la lavasciuga ha di questi problemi. Per fortuna il nostro complesso qui dove viviamo ha praticamente la lavatrice, asciugatrici, abbiamo stanze dove ci sono apparecchi per tipo ventole per far Andiamo. asciugare i panni, quindi io di questo problema non ne ho, cioè ho la lavatrice giù tranquillamente, posso lavare i vestiti, posso asciugarli senza problemi. Ecco perché non mi sono preoccupata più di tanto. Io non ho usato questo servizio fino ad ora perché cioè avevo la mia lavatrice. Tra l'altro che ho dovuto mettere nel bagno e occupava tantissimo spazio, infatti ho odiato questa cosa perché il bagno si era rimpicciolito tantissimo. Ora vi faccio vedere il bagno quanto è carino. Eccolo qui il bagno. La lavatrice praticamente si prendeva tutto questo spazio e noi non potevamo utilizzare il lavandino. Adesso ho messo quest'altro mobile che non utilizzavo, però dobbiamo metterci i piedi sotto, anche se devo dire la verità, sto pensando di se lasciarli praticamente senza piedi o metterci i piedi, vabbè, adesso vediamo. Sì, sto bello così, E sta bello così perché si scoccia di montare i piedi tutto questo. E comunque, devo dire che sono troppo, cioè, contenta che posso adesso utilizzare l'intero bagno, anche perché questo è il più grande della casa e non è enorme. E vabbè, ho fatto sicuramente una testa di chiacchiere esagerato. Però non registro un video da forse una settimana. Infatti, questo venerdì non è uscito nessun video perché è stata una settimana faticosissima al lavoro. Però volevo farvi vedere insomma questi cambiamenti. Poi dopo vi faccio vedere anche la camera da letto che ho spostato le tende, ho messo il tappeto che avevo qui all'ingresso. Comunque, ho fatto un po' di cambiamenti anche qui sopra. Però veramente solo di cose che avevo già, ho spostato, più che altro perché le piante stanno crescendo. Sembra stupido, dici che fai? Sposti le cose perché le piante stanno crescendo? Sì, funziona così. Lei era così schiacciata al vetro dove è il camino che praticamente non riusciva più, stava così. Adesso, appena l'ho spostata qui 2 giorni fa, sta cacciando foglie nuove e si sta allargando. La stessa cosa la monstera l'ho dovuta mettere in un angolo perché si stava allargando e sopra il mobile non stava più bene. Insomma, anche le piante hanno le proprie esigenze, vero amore? Sì. Anche questa ho dovuto metterla qui perché non so più che cosa fare con lei e credo si sia ammalata. Ha alcune foglie bianche e cadono parecchie. Vabbè, vedremo. Comunque, noi adesso usciamo, andiamo a fare questi piccoli servizi, ma quindi dobbiamo andare anche all'IKEA. Dopo pomeriggio. Oh, mio marito che volontariamente dice che vuole andare all'IKEA, è perché qualcosa gli serve. Questi sono i miei. Sono i miei ganci questi. Sono piccoli. Questi sono quelli che devo I comprare grandi, per me. ah, i grandi sono qua, ok.
Non li confondiamo, per piacere. Cosa? La borsa della mia palestra. No, sta qua la borsa della palestra. Comunque, questo è il mio outfit. Questo è il mio outfit. Tranne la pantofola, no, questa è la pantofola di casa, però le scarpe ce l'ho fuori, ve le faccio vedere dopo. Noi abbiamo l'abitudine di mettere le scarpe praticamente quando usciamo di casa. Schizzi? Schizzi, ovviamente vieni anche tu, non ti lasceremo qui. Andiamo, bravo. Adesso ci sistemiamo e ce ne andiamo. Eccole qui le mie pantofoline. Le ho comprate forse una settimana fa. Sono davvero comodissime, le ho pagate pochissimo, tipo credo 15 o 10 franchi, erano in offerta al 70%. Sono troppo comode, visto che a me piacciono tanto i sali, sandaletti così, mi è convenuto. Che caldo, è tornato il caldo, siamo a 32 gradi, ho adorato i 25 gradi che c'erano. Adesso però sono fermati questi gradi tantissimo, caldo. Guardate che per andare al piano sotterraneo dobbiamo mettere la chiave. E niente, andiamo, sempre con l'acqua. Il caldo che fa sempre bene. Cade. Vabbè, schizzo. Contento che esci pure tu. Vabbè. Noi siamo appena arrivati all'IKEA e la prima cosa da pensare è il cibo, vero? Le palline di IKEA. Le palline di IKEA. Oggi abbiamo portato anche schizzi, vero? Siamo finalmente tornati a casa. Quante ore sono passate? Sono le 9. Siamo usciti all'1, siamo tornati da mezz'oretta più o meno. È stato un lungo pomeriggio, intenso. Mio marito ha speso e ha comprato tutto quello che dovevi comprare, giusto? Si è divertito, sì. Si è divertito per il suo studio. Adesso sta montando questa tela che abbiamo comprato da IKEA. Praticamente qui c'erano quei pannelli neri che non erano proprio belli da vedere, però sono pannelli appunto sempre fono a sorbetti. E ha comprato questa tela da metterci sopra. Adesso la sta mettendo con le... con i chiodini, le sta chiudendo così non si vedono più, si vede la tela, e ha lasciato sopra un po' di spazio perché vorrà mettere una scritta in neon che dobbiamo ordinare. Credo la ordineremo su Etsy, che di solito le fanno queste scritte personalizzate. Mi vedo blu. In questa stanza non c'è una luce normale, blu, rosso, verde e giallo. Comunque ha fatto un po' di acquisti. E magari vi faccio vedere domani quando abbiamo montato un po' di cose, anche perché non c'è molta luce, ormai è buio e non mi pare il caso di registrare con queste luci colorate. Sto cercando un posto dove si veda meglio, qui si vede meglio. E abbiamo comprato dei cuscini anche per lo studio, due cuscini. E vabbè, la tela, ha preso un tavolino anche per mettere davanti al divano. E poi che abbiamo comprato? E poi basta. Ah, le tende le abbiamo trovate, non questo dello stesso colore. Però questa non è San Francisco. Sembra più il punto di Brooklyn, penso sia New York. Brooklyn. Vabbè. Okay. Che stavo dicendo? Ah, le tende le abbiamo trovate, non dello stesso colore, però un colore che ci sta bene. Adesso stanno in lavatrice, stanno lavando. Appena si asciugano, le mettiamo. Cioè, appena escono dalla lavatrice, le mettiamo pure. Sei contento, amore? I gancetti li hai presi? Dove ce li hai? I gancetti per mettere le tende, dove ce li hai? Ah, sì, quelli là li abbiamo. Stanno sopra? No. Il borsello? Qua. Ah, ok. Ah, stanno nel borsello, sì. Sì. Bravo, amore. Ce l'ho fatta. Siamo al giorno dopo. Finalmente abbiamo finito di montare un po' di cose che abbiamo comprato ieri. Adesso lì c'è un uomo stanco e provato. Adesso vi faccio vedere. Prima di tutto il mio angolino preferito. Abbiamo comprato questa tela per coprire questa parete che era un po' bianca, con questi colori bellissimi. Scusate, non c'è molta luce perché le tende in questa camera sono alquanto oscuranti. Abbiamo messo una pianta
una box e questo è il suo QR code quando va a fare serate, cose, la gente scannerizza e va al suo account. Poi vabbè, qui abbiamo messo la televisione per avere una visione più estesa dei suoi lavori e qui abbiamo comprato un'altra tela per coprire, come vi dicevo ieri nella, cioè nella clip precedente, per coprire questi fonoassorbenti che erano bruttini da vedere e l'abbiamo messa più bassa perché sopra, adesso vi credo di avervelo già detto, dobbiamo comprare la scritta a LED, no a LED, a neon personalizzata. Che colore la compriamo? Bianca. No. Secondo me è blu. Con le luci blu. Ah no, hai ragione, allora è bianca. Qua neanche provato. E niente, poi abbiamo montato le tende, che però non vi chiudo, altrimenti non siete più niente. Insomma, sono quattro pannelli, queste beige, vi avevo fatto già vedere, e queste sono grigie, perla, grigie perla, e sono quattro, una lì e tre su questa parete più grande. E poi abbiamo preso due cuscini che sono così tutti colorati per dare un po' per dare un po' di colore, si abbinano molto bene con la stampa. E niente, adesso lui oggi pomeriggio lui adesso si deve mettere a preparare le sue cose fonoassorbenti, infatti abbiamo comprato un sacco di coperte da Ikea perché così le possiamo coprire, è una soluzione molto più economica rispetto a prendere i tessuti. E niente, adesso vi faccio vedere, scusate i capelli, oggi sono un po' urgente, vi faccio vedere la camera da letto. Ta-da! Devo dire che mi piace un sacco, praticamente non ho comprato nulla di nuovo, sono cose che avevo già, insomma, e il tappeto era all'ingresso, le lenzuola non le mettevo più perché non mi piaceva tutto quel mix di colori, anche le federe bordeaux le avevo già e le tende anche erano in cabina armadio. E questo tocco di colore caldo, devo dire che ha dato alla stanza cioè un'atmosfera molto più accogliente. Mi piace tantissimo, veramente tantissimo. E visto che poi mio marito ha preso la televisione da qui, perché era praticamente inutilizzata, la guardavamo forse solo un po' la sera, ma veramente pochissimo, adesso vorremmo comprare un proiettore, metterlo magari lì, per proiettare la sera, se abbiamo voglia, vedere qualche film. E visto che abbiamo una parete così grande, potremmo proiettare su tutta la parete. Che dite? Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo nuovo look, che va un po' anche nel mood invernale, secondo me. In cabina armadio adesso sono passate le tende che erano qui in camera da letto, le ho messe in cabina armadio. Perché essendo queste bordeaux troppo scure per quella stanza non mi piacevano per niente, quelle invece sono molto più carine. E adesso faccio vedere anche quelle. Eccole qui. Non chiudo tutto perché altrimenti non si vede più niente, la luce è troppo poca se si chiudono le tende, quindi ho lasciato un po' aperto. E sarebbero queste qua color ocra. E devo dire che anche questo cambiamento mi piace molto di più. Quelle bordeaux erano veramente troppo troppo scure. Essendo poi una parete così grande, non vi nego che quando ho tolto le tende è meraviglioso, però non si può tenere così scoperto. E questo è stato l'altro cambiamento. Quindi questi sono stati i cambiamenti al piano inferiore. Ovviamente abbiamo molte cose da fare, anche nei bagni, vorrei comprare un nuovo portarotoli anche nel bagno giù, come l'ho cambiato nel bagno sopra, perché a me questi cosi d'acciaio non mi piacciono proprio, e infatti sopra ne ho messo uno nero e vorrei cambiarlo anche qui. Poi vorrei prendere un tappeto per il bagno, per l'altro bagno dove c'era la lavatrice che ora abbiamo tolto. Un bel tappeto lungo. Ieri da Ikea ho cercato ma non c'era niente che mi piacesse. E poi vabbè, ci sono sempre cambiamenti da fare, magari qualche stampa, qualche oggettino più carino. Però per il momento va
Va bene così. Al piano superiore adesso vi faccio anche vedere, ho fatto qualche spostamento per le piante, quindi poi ho cambiato i tappeti, ho invertito i tappeti. L'unico tappeto che dovrò comprare sarà quello nel salone, dove è il divano, però quello già era nei miei progetti, cambiarlo. Velocemente vi faccio vedere anche i cambiamenti che ho fatto qui. La pianta ve l'ho già fatta vedere e guardate come si sta allargando. Era troppo spiaccicata alla finestra, non aveva più spazio per crescere e stanno uscendo foglie ogni giorno, sempre di più. Poi la fioriera, questa qui che stava nell'angolo, l'ho messa qui sotto il quadro, e la poltrona che stava nella zona TV vicino al camino l'ho messa qui nell'angolo perché in quell'angolino lì ho dovuto mettere la mostera che prima era sul mobile nero e adesso aveva bisogno di uno spazietto un po' più largo perché appunto sta, anche questa sta uscendo nuova. Si sta allargando parecchio e aveva urgentemente bisogno di uno spazio un po' più grande. Il tappeto invece che era in camera da letto l'ho messo qui, l'ho improvvisato un attimo per il salone, ma in realtà vi ho già detto che ho in progetto di prenderne un altro, l'ho già visto su Amazon e vorrei prenderlo un pochino, un tantino più lungo. Ora vediamo. Poi questo è il cuscino che ho preso nuovo da Ikea quando siamo andati appunto ieri a prendere le cose a mio marito. E queste qua, la federa rosa e quella verde, sono quelle là che ho preso ultimamente. E ho fatto insomma un po' un divano super mega colorato questa volta. Mi piace veramente tanto. Tappeto che era vicino al divano l'ho messo qui all'ingresso. Ci sta anche questo molto bene, mi piace tanto. E ho tolto la pianta che era lì perché mi dava un po' fastidio, non volevo più tenerla lì. Questi sono stati i cambiamenti che ho fatto qui al piano superiore, davvero con cose che già avevo, soltanto invertito, insomma, tra le stanze, ho cambiato posizione. E a volte veramente basta poco per avere magari un aspetto nuovo che sembra completamente un nuovo tappeto, un nuovo cuscino, una nuova tenda. E lo faccio molto spesso. Fatemi sapere se vi sono piaciuti questi cambiamenti, fatemelo sapere nei commenti. E io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video. Scusate se è venuto un pochino lungo e soprattutto tanto tanto chiacchierato, però è andata così questa volta. Vi mando un grande abbraccio, un forte bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!